Tutto ha avuto inizio qui, a San Candido. In quella che oggi si chiama Piazzetta Senfter, 160 anni fa aveva sede l'originario laboratorio dal quale poi vennero sviluppati i prodotti di qualità Senfter. Come a dire che lo stesso Speck affonda le sue radici in questo piccolo centro dell'Alta Pusteria. E dall'incrocio tra le culture dei Reti e del Norico, abitato dai Celti, vennero introdotte quelle che per l'epoca erano innovative metodologie di conservazione degli alimenti, e in questo caso della carne. Noricum aveva una forte influenza nord-europea dal punto di vista culturale, mentre Rezia era già più meridionale. E l'incontrarsi di queste due culture, soprattutto dal punto di vista di come conservare la carne, i Noricum, i nordici, hanno utilizzato il fumo come principale metodologia di conservare la carne. Invece la tecnologia mediterranea era il sale. L'incontrarsi del sale e del fumo ha prodotto lo speck. Tuttora lo speck Alto Adige IGP viene affumicato e salato in modo molto delicato e seguendo rigidi disciplinari, che prevedono anche costanti controlli. Gli ingredienti sono scelti accuratamente e sono legati alla tradizione. Altrettanto importante è la stagionatura, che deve avvenire in luoghi ben areati e pervasi dall'aria fresca e pura delle montagne. Per la qualità dello speck abbiamo bisogno di un'aria asciutta perché noi dobbiamo asciugare, stagionare lo speck. Abbiamo bisogno di aria fredda perché lo speck si trova bene quando viene stagionato a temperature basse. Ci troviamo a 1200 metri sopra il livello del mare, l'aria è secca e anche fredda sia d'estate che d'inverno, perciò sono condizioni ideali, possiamo utilizzare direttamente, aspirare l'aria dall'ambiente per stagionare i nostri speck. Un prodotto di elevata qualità è la base fondante del successo della Senfter Speck. Ma questo fattore da solo non basterebbe. Servono anche ingegno e serve il coraggio di innovare se ci si vuole espandere. Mio padre in 50 anni di lavoro ha creato un grande gruppo industriale. Ha iniziato con una realtà molto piccola, un piccolo negozio, macelleria, salumeria nel centro di San Candido. Il primo step nella sua gestione era quello di portare lo speck nei supermercati del nord Italia, che i supermercati era un fenomeno molto, molto recente, molto dinamico e un ottimo veicolo, un ottimo canale di vendite per crescere. Il secondo step importante era poi negli anni 80 di aprire una propria azienda di distribuzione commerciale in Germania, Monaco in Baviera. In questa maniera cedere e distribuire il prodotto in Germania. Un terzo step era stato poi quello di portare la forza vendita, il marketing, e l'ufficio esportazione e logistica a Bologna. Un quarto step era quello di credere, di investire nei mercati Cina e Brasile con una tipologia di prodotto che era diversa da quello che vediamo qui oggi in questo momento. E la quinta trasformazione importante nella nostra storia è quella di fare una fusione, una joint venture con la società modenese Unibon, meglio conosciuto col marchio Casa Modena, per creare una piattaforma per il mercato italiano, per prenderci la leadership di mercato, e che siamo riusciti a farlo. L'azienda nel frattempo si è espansa a livello internazionale, ma le radici rimangono ben salde a San Candido, dove la famiglia Senfter vive e continua ad essere concentrata sulla produzione di speck. In passato c'era l'usanza di visitare i locali produttivi tutti i giorni, al mattino, come prima cosa, proprio come per garantire, fare sì che è tutto a posto. Queste visite giornaliere sono diventate meno come frequenza, come cadenza, dovuto all'evolversi dell'azienda e dall'avere un management professionale, però rimane importante, un fattore, un elemento importante, quello di assicurarsi di persona con i propri occhi che in produzione sia tutto a posto. Nella produzione vengono impiegate le più moderne tecnologie, anche al fine di garantire la massima sicurezza alimentare, per esempio dal punto di vista della carica batterica.
Qui lo spec viene lavorato in tutte le possibili varianti gradite al consumatore e nei più diversi metodi di confezionamento. Baffe intere, tranci più piccoli, affettato, a dadi. Perché anche l'occhio vuole la sua parte.